Bentornati a In Viaggio con l'archeologo. Oggi vedremo due ricette, una dell'antica Grecia e una dell'antica Roma. Il nostro punto di partenza è un'opera letteraria, i Dei Pnosofisti, cioè i saggi a banchetto, di un tale Ateneo di Naucrati. Si tratta di un egizio che è vissuto tra il II e il III secolo d.C. e in quest'opera cita una ricetta in particolare, quella che vedremo, che è Kandaulos. Ecco, di questa ricetta ci dice che ne esistono tre varianti, ma quella che vedremo è di un tale Egesippo di Taranto. Egesippo di Taranto dice che Kandaulos è realizzato con carne bollita, pane grattugiato, formaggio frigio, aneto e brodo grasso. Come vedete, non ne abbiamo la preparazione precisa, anzi, e abbiamo soltanto gli ingredienti, ma anche questi sono abbastanza approssimativi, quindi possiamo un po' interpretare. Nel mio caso, io ho scelto di prepararla come una sorta di pasticcio di carne. Ora, per il formaggio frigio poi c'è un piccolo problema, nel senso che difficilmente lo troverete al supermercato. Questo perché Aristotele ci dice che il formaggio frigio è composto da latte di asina e di cavalla. Nel nostro caso possiamo modificarlo e sostituirlo con una ricotta mista, con latte vaccino e caprino. Ecco allora i nostri ingredienti. 300 g di carne, io ho usato carne di maiale, il lombo. 60 g di pan grattato. 150 g di ricotta mista, capra e mucca. Ci servono poi carota, prezzemolo, aneto, cipolla e per ultimo sale e pepe. Prepariamo il brodo. Aggiungiamo nell'acqua fredda una manciata di sale, il prezzemolo, l'aneto, la cipolla e la carota, invertiti ovviamente. E poi il nostro pezzo di carne. E adesso mettiamo a cuocere. Il brodo è pronto, l'ho filtrato, in questo modo abbiamo soltanto il liquido. La carne invece l'ho tagliata a pezzetti. Adesso dobbiamo tritarla più finemente con la mezzaluna. Bene, la carne adesso è tritata e possiamo mescolare insieme i vari ingredienti. Quindi aggiungiamo l'aneto che era rimasto precedentemente dalla cottura del brodo. Aggiungiamo anche il formaggio, la ricotta, la mettiamo tutta. Dopodiché mettiamo un po' di pangrattato. Iniziamo con un paio di cucchiai, poi vediamo la consistenza andando avanti. E infine un paio di cucchiai di brodo, quello della cottura proprio. Possiamo aggiungerne anche un terzo per sicurezza. Ora dobbiamo soltanto cominciare a mescolare il tutto. Ecco quindi il risultato finito una volta che lo abbiamo impastato per bene. Io ho aggiunto anche un po' di pepe nell'impasto perché così lo rende più saporito. A questo punto dobbiamo prendere l'impasto e metterlo all'interno di una piccola pirofila, schiacciandolo un po', adagiandolo per adattarlo alla forma della pirofila stessa. L'ultima cosa che ci rimane da fare è mettere un po' di pangrattato sopra. Ecco fatto, adesso dobbiamo semplicemente prenderlo, infornarlo e metterlo appunto a 180 gradi per 30 minuti. Ed ecco, il nostro sformato è pronto. Aggiungiamo un paio di panini romani e il piatto è completo. Il panis depsticius, così ci viene tramandato da Catone nella sua opera Il De Agricultura, è un pane semplicissimo. Gli unici ingredienti necessari sono infatti farina e acqua. Si tratta quindi di un pane azimo, non lievitato, e questo perché a Roma il lievito arriverà soltanto più tardi. Ecco quindi gli ingredienti. Io ho usato 100 g di farina, in questo caso di segale, voi potete scegliere la tipologia che preferite, e 65 ml d'acqua. Laviamoci per bene le mani e il contenitore, anch'esso va lavato, ce lo dice proprio Catone nella ricetta, evidentemente ai suoi tempi l'igiene non era scontata. A questo punto dobbiamo solamente mescolare la farina con l'acqua fino a ottenere una pallina come questa. Dobbiamo poi dividerla con un coltello, la tagliamo in due parti e lavoriamo entrambe le parti per ottenere altre due palline. Bene.
Ci rimane soltanto da schiacciarle, potete farlo con le mani o con un mattarello come preferite, per ottenere due focaccine. Ecco qua. Ci rimane solo da infornarle 200 gradi per 10 minuti. Io le ho guarnite in vari modi, cioè all'interno dell'impasto ho messo diversi ingredienti, quindi ne ho fatti alcuni per esempio con le spezie, altri, in altri ho aggiunto direttamente il miele, quindi sono venuti dolci, altri ancora hanno all'interno del lardo. Insomma, potete veramente sbizzarrirvi e creare i vostri pani, diciamo, di catone preferiti. Il nostro piatto è completato: candaulos e focaccine di catone. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi auguro buon appetito e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!